Signora. Io vengo dalla Germania e vengo qui a Tropea già da circa 10-11 anni. Quindi ci ritorna sempre perché Madre Natura ci ha regalato questo spettacolo. È vero, sono venuta una volta qui e mi sono subito innamorata di questo posto particolare. Quindi lei ogni anno deve venire a Tropea? Sì, soltanto l'anno scorso è stata una piccola escursione, una pausa diciamo. Ecco, però conosce tutto di Tropea o ancora qualcosa non conosci di Tropea? Il centro mi piace tantissimo, il Duomo, Santa Maria dell'Isola, e mi è piaciuto tantissimo che è stato riaperto, perché è il simbolo unico. Senti, a livello di cibo, la cipolla, l'anduia? L'anduia mi piace tanto, la cucina piccante è una cosa meravigliosa. Ecco, cosa consiglia a chi ci sta guardando di venire in Calabria? Ecco, la Calabria che terra è? È una terra molto genuina, con un gente, con un grande cuore, molto ospitale. L'ospitalità è una cosa veramente eccezionale qui al sud. C'è il mare, c'è il sole, c'è la cultura e vale veramente la pena di fare una visita di tanti bei posti come Reggio Calabria, come Pizzo, Tropea, Serra San Bruno, tanti posti. Quindi conosce tutta la Calabria lei? Non tutto, però tanti però, posti. Spesse volte la cronaca nazionale ci porta a essere persone terra di 'ndranghete, di mafie, ma non è... Io posso giudicarlo come soltanto come turista, queste sono cose che non voglio giudicare. Come ha trovata? Pulita la Calabria? Parliamo della Calabria intera, no? Il mare è assolutamente pulito qui al sud. Nell'ambiente magari c'è qualcosa da migliorare, però ho anche osservato da lontano che ci sono delle iniziative anche qui da parte del sindaco di Tropea, con un corpo di volontari che si occupano della raccolta dei rifiuti, e questa è veramente una bella iniziativa e ci vuole ancora più impegno in questo campo. Quindi è un sindaco che vi ha premiato? Sì, in ogni caso anche per il suo impegno per il concorso Borgo dei Borghi o anche la bandiera blu. Ho seguito sempre le sue attività e ne sono molto affascinata. Ci ha pensato di trasferirsi in Calabria? Almeno nel momento in cui vado in pensione, almeno per avere una seconda casa per poter tornare sempre. Grazie. Grazie a lei. Buona permanenza. Grazie e Forza Italia, specialmente per stasera che c'è la partita dell'Italia.